Il tempio illegale profanato, la rivolta del quartiere, tensione nei decumani nel centro storico di Napoli quando è scattato il blitz contro il clan Sibillo. Le forze dell'ordine hanno fatto rimuovere anche l'altarino dedicato al baby boss Emanuele Sibillo, ucciso in un agguato nel 2015 a 19 anni. Era conosciuto come ES-17 e venerato come una divinità. Tanto che nel piccolo santuario interno al portone di Vico Santissimi Filippo e Giacomo 26, dove abitano i familiari, era conservata anche la sua urna, le ceneri omaggiate come quelle di un martire della Camorra. Emanuele Sibillo guidava insieme al fratello Pasquale la cosiddetta paranza dei bambini. I rampolli di storiche famiglie criminali contendevano il controllo del centro storico ai Mazzarella a colpi di stese. Fra il 2013 e il 2015 sparatorie, racket, violenza. Ora la feroce banda è stata decapitata. 21 gli arrestati nell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. I carabinieri hanno arrestato 21 affiliati con le accuse di associazione di tipo mafioso, estorsione, ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco con le aggravanti delle finalità mafiose.